Božka, tu dáme na lepšiu, to máš, to je. A 75 l'ho vista. Grazie.
hanno un atteggiamento sulla chiave per spiegare chi era il prete del tabù, certo, finché la nuova Mario, no, non voglio neanche dire, vabbè, anche il mio amico,
48ª gara qua a Centrale do Gatto, 2 anni per la pandemia si è saltata, giocano Zanella e Graziani con Foschi e Muccio. La finale è il punto 75, la Bocciani Muccio. Rovescio. Scusate, ma sto scrivendo qualche cosa, mettiamo il quadro in telecamera, se ci riusciamo. Ancora, arriva a ribocciare Muccio lì. Ho qui tappina di un pallo, parlo piano per non disturbare i giocatori. Ecco qui.
calcio di lunga corda Foschi che passa molto vicino a Castello. L'impostazione penso che Zanello voglia stare vicino a Palermo, ma non dalla parte della bocca. Cioè invece andrà appunto con l'ausilio della sponda lunga, con aiuto, con l'ausilio. Ci va in testa. Che mi chino al pubblico che è stato scoraggiato dallo stesso per fare la clac. È un bel punto anche di Foschi. Il punto è meglio. Un punto molto difficile. Pari due. Otto. E otto rimane. Zemella. Thank you.
anche questa? No, sen. Bravissimo Foschi, per il punto è una situazione abbastanza delicata. Qui ero tasso di Muccioli, che era doppio il capitale, quello che vedo, erano 16 e 10. Punto su punto, giocatori si prendono la vicenda.
bocciare Graziano con 14-16. Claudio! Filo. Claudione. 10 per Graziano. Questo è un punto stratosferico perché non era facile andare lì con sponde esterne. Oggi tiro molto forzato anche perché Fosca non è 1,90 m, perciò più difficoltoso. Graziano forse non lo prende. Sì, la riprende va su 26-16. Thank you.
bene questa realtà. Pactina di Graziani, sono tre fuori sei. Che li ha segnati dagli altri 32-16 meno 6 32-16 metti a 0 e poi segni 16 così. Complimenti, siamo in due. Meraviglia di Muccio di seconda. Ivan, è tutta sera che ha mangiato tutta sera, guarda che ha dentro, Niente.
punto paurido. Venti a 32. Filotto con svirilamento. Perciò 30-32 più 10, ma questo è un filo tasto che sveglia dentro. Sempre l'ora Marco. Però in questo momento sto lavorando. Thank you.
filo tasto scarso di persiani che le fascelle, ma nel suo momento di coda 40-30, ricordo che la finale è 75, non a 70. Stata verso il castello. Passa solo vicino a questa, comunque ne fa 4. Grazie.
andare a 42-40. Partita equilibrata. E come Foschi passa vicino. Non so di giocare voi di fronte. È proprio. Ha 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 ha!
via, guarda però. Sono sempre dietro qua. Scritta ma fa il punto ugualmente, posso che indica al suo compagno di andare in testa un pochino avendo la pianta sotto, ci puoi dare un'occhiata a Ivan per cortesia? Via posta. Larga, probabile calcio di Foschi. Filo tasto con il rilamento per Muccioli. Sette, quaranta, sette.
Anche sfortunato, la colpita è una porzione che andate a caricare sua bianca. Per spostare la bianca zemella, prendere il pallo, leggermente stretta. Oh.
iniziali, che con un punto di 50 centimetri non lo fa. Vicino a Castello, però fa il punto. Cinque esplode l'effetto di Graziani, spizza il pallino, appunto rimane bianco. Per lui non si è fermata prima nel cartello. Una borrettana anche per Muccio. Sembra stretta, eh? È stretta. Errore, errore, c'è il passaggio. Però forse questo radio qua, una partita che tirate questa sera, adesso io non è mia. Rovescio 65-46.
viene per criticare la rossa. La pela e fa il punto. Forse sì, o forse no. No, dici di no, Koski. Punto rosso. Gol, quasi gol. Hanno 65 e 46 per i romagnoli, Paolo, però sei da 75. No, 65-46. Visto allora anch'io sono un pochino rintronato. Risponde interne di Zemella. Purtroppo ha toccato prima la bianca di Viola, si toccava leggermente la bianca sopra, caricava l'altra, faceva un bel punto. Prende il punto. Partita gioco incontro, vincono la gara. Dai, piccola intervista, piccola intervista veloce. Dai. Con il gemello del mio via.
dai ragazzi. Vieni a fare la presa. La testa finale che dai da quest'anno. Cioè avete fatto una bella gara però, eh. La testa finale. Ma non sei finisce lunedì mattina anche oggi, basta Paolo. Zemelak, cosa dire? No, no, non ho parole, dai, bravi, bravi. Bravi loro, bravissimi loro, a parte il Coglionasso che ha giocato troppo bene. Bravi, bravi, bravi. Grazie Paolo di tutto. Grazie a voi. Andiamo a sentire se hanno qualcosa da dire dopo aver speso tutte le energie di questo Tour de Force. Una bella finale, una bella gara. Più fatica che andare a lavorare, vero? È stata dura però alla fine, una bella soddisfazione. La portate... gara che era un po' stregata, questa... dopo tanti anni finalmente ce l'abbiamo fatta. È la gara dei campioni questa qua, nella Bodoro ci sono tutti più forti di tutti i tempi, nelle decole passate. E adesso ci siete anche voi, il titolo per quest'anno va in Romagna. Grazie ragazzi, grazie a voi. Va bene, Felicottero vi saluta, vi dà appuntamento a domenica pomeriggio al Basport di Francolino per il campionato provinciale singolo, seconda categoria. Buonanotte a tutti, arrivederci.